andiamo avanti con l'arte e la cultura, ovviamente anche questo è un'area, un settore molto importante, e chiedo gentilmente di avvicinarsi qui il presidente della Biennale, Paolo Baratta, che è seguito dall'autorità ovviamente, ma anche Luca Battistella, consigliere delegato di Smart City, che ha collaborato fattivamente, diciamo, alla realizzazione del padiglione. Chi viene premiato? Viene premiato l'Ordine degli Architetti e Paesaggisti di Venezia, rappresentato da Anna Musacchi, presidente, e Nicola Picco, segretario. Perché? Per il ruolo attivo nel progetto app hashtag Marghera on Stage, Padiglione Venezia Biennale Architettura 2016, curata su invito dell'amministrazione comunale, che ha avuto come obiettivo la promozione di una visione di sviluppo dell'area di Porto Marghera a 100 anni dalla sua costituzione e per il supporto fornito per il padiglione a Forte Marghera, per il contributo fattivo sui temi dello sviluppo e della riqualificazione urbana, sul degrado delle periferie, sulla sicurezza del territorio dei fabbricati, sui temi dell'accessibilità dei diversamente abili nel contesto storico. Grazie allora a loro e agli architetti. Ovviamente il premio, riceviamo questa rosella in vetro e la pergamena ricordo. Bene, grazie. Grazie a tutti. Paolo Baratta, può riaccomodarsi. Grazie. Allora, un altro applauso, ovviamente, sono davvero tanti, come vedete, i premiati e i premianti. Adesso stiamo cercando di andare veloce, adesso ci teniamo a spiegare le motivazioni di ognuno di voi. Insomma, avete dato un contributo importante alla città e insomma si vuole che per una volta sia sotto i riflettori.